Bella raga, potevo fare come non potevo fare questo video, ma ho deciso di farlo perché voglio metterci la faccia, perché quando so che ho sbagliato ci metto la faccia e cerco sempre di chiarire. A parte il fatto che il Vez non ha detto nulla, a parte NPT parla parla, ma stavamo scherzando. Se guardate tutta la clip era totalmente ironico, anche perché su Twitch ho fatto sì o no 3 dirette, 3 live come si chiamano. Avevo già visto qualche video del Vez su TikTok, mi fa morire dal ridere, lo stimo per quello che fa e stima anche tutti i suoi fans che appena gli succede qualcosa sono sempre lì a difenderlo. Quindi nulla da dire. Quando poi su Twitch ho parlato di Grimbald, ve lo giuro su mia madre che non sapevo neanche della sua esistenza, perché non sono mai stato su Twitch, non l'ho mai visto su TikTok. Quando ho detto quelle determinate cose ho preso lui come esempio, perché in quel momento c'erano dei ragazzi che ci stavano dicendo: cosa ne pensi di... E c'era tipo una ragazza, se non mi sbaglio, che aveva detto: cosa ne pensi dei contenuti del Grimbald che insulta le persone? Io, siccome non ho mai visto nulla e le persone mi avevano detto che lui fa 30.000, 15.000 spect, ho detto: se io avessi un fanbase di 15.000 spect, di certo non starei lì a insultare le persone o a prenderle in giro, perché le persone che mi seguono mi prenderanno come spunto. Cercheranno sempre di fare ciò che faccio anche io. E ci sono persone che se vengono insultate non hanno la testa e il carattere di andare avanti, quindi si nascondono, magari vanno anche in depressione. Esempio, se io dovessi insultare una ragazza o un ragazzo in forma, nel senso cicciotello, cicciotella, in una live, le persone che mi seguono inizieranno magari a ridere, a prendere in giro magari quella persona. Ma se magari quella persona ha dei problemi, magari a legarsi, a parlare, ad aprirsi con persone, con altri insulti, quella persona non riesce più ad andare avanti. Detto ciò, avevo preso Grimbald come esempio, perché io non mi permetterei mai di insultare una persona che non ho mai visto, mai conosciuto. E poi chi mi segue sa che molte volte io scherzo, non lo faccio sul serio, perché se io ce l'ho con una persona, glielo dico personalmente, o magari non dico proprio nulla, semplicemente schippo. Ma questo non è per difendermi, è solo per spiegare ciò che volevo fare. E mi sono spiegato malissimo, perché sono da pochi anni che sono qua in Italia e il mio italiano, come avete visto, fa un po' ridere. Infatti molte persone poi mi hanno iniziato a insultare dicendo che non so parlare italiano, ritorno al tuo paese, scimmia, di qua di là. Ma io a queste cose non do peso, anche perché secondo me queste persone hanno fatto bene tralasciando determinati insulti, perché hanno difeso un loro idolo. E quindi stima tutte queste persone. Se poi andate avanti con la live di Twitch, ho detto benissimo, stimo Vez e Grimbald per quello che fanno per intrattenere il loro pubblico. Semplicemente che io farei nel modo diverso, nel senso non insulterei, non porterei determinate cose, determinati contenuti. Detto questo chiedo scusa, personalmente ci metto la faccia e vi stimo dal primo all'ultimo, tranquilli.